buona stampa. Sì, certo.
Buonasera a tutti, intanto benvenuti a voi che già siete presenti. Questa è una giornata molto importante che si è aperta già ieri. C'è stato un primo momento molto importante, un momento di confronto in cui sono state presentate le varie attività, dove tanti sono stati i protagonisti che hanno raccontato quelle che sono le azioni sul territorio. Questa sera siamo qui perché più tardi avrà inizio un'altra edizione del prestigioso premio Mediterraneo. Quest'anno abbiamo una novità, appunto perché c'è l'esposizione di diversi stand con prodotti non solo agroalimentari ma anche dell'artigianato locale, e quindi è un modo anche per dare visibilità a quelli che sono gli operatori del territorio. Questo primo momento vuole essere un modo per raccontarci, anche tirare un po' le fila su quello che è il lavoro che viene fatto dagli organi competenti sul territorio per dare, come dicevo, visibilità e per anche promuovere quello che è il lavoro di chi in questa terra ci crede, di chi in questa terra opera e per questa terra opera. Quindi avremo degli ospiti con cui faremo una chiacchierata e impareremo anche delle cose. Devo dire che durante questi eventi io stessa, che sono una lucana che vive in Basilicata, apprendo quelle che sono delle iniziative che vengono portate avanti sul territorio di cui non ero a conoscenza. Allora io vorrei iniziare, non so se l'ho visto prima, non so se ora è in sala, chiamando l'architetto Gaetano Mitidieri, che è direttore del GAL Città del Sapere. Ah, ecco, la cercavo più dietro. Buonasera e ben trovato. Allora, noi ci accomodiamo, abbiamo queste belle poltroncine. Allora, dicevo, lei è il direttore del GAL Città del Sapere, che appunto si rende un gruppo d'azione locale dell'area sud-occidentale, che si rende promotore di azioni di sviluppo, di promozione e anche di sostegno di quelle che sono le attività appunto di chi opera in questa terra, e che quindi diciamo il GAL sostiene sia come vicinanza ma anche economicamente tante iniziative sul territorio. E allora questa sera, dicevamo, ci sono degli stand anche di operatori proprio del settore, sia dell'artigianato sia per quanto riguarda la parte alimentare e agroalimentare. Come il GAL sta promuovendo la nostra regione? Quali sono le iniziative che sta portando avanti? Quindi parliamo sia delle ultime iniziative e anche di quello che sta accadendo, ecco, di quello che magari è in programma per il futuro prossimo. Grazie mille, buonasera a tutti e grazie per averci dato questa opportunità ed insieme aver programmato questo premio Mediterraneo. Noi del GAL siamo tutti presenti questa sera, diciamo, siamo orgogliosi di svolgere questo ruolo, e saluto anche l'Alsia e la comunità del cibo che sono presenti questa sera, perché insieme abbiamo sviluppato diversi percorsi e questa sera accenderemo un po' cosa. Il GAL è uno dei 5 GAL che sono presenti nell'intera regione, ma al momento il GAL più attivo e che ha iniziato la sua attività è proprio il nostro, la Città del Sapere, che già dal 2017 ha avviato la sua seconda programmazione. Ma i GAL sono presenti sul territorio regionale e nazionale già dal 92, quindi hanno svolto negli anni un grande lavoro di presenza e anche di funzione istituzionale, tra l'istituzionale e non, in quanto è un soggetto a maggioranza privata con una partecipazione pubblica, quindi è un soggetto misto. Quindi ci interfacciamo costantemente con le istituzioni e svolgiamo esclusivamente l'attuazione
attuazione di un programma che ci siamo che ci è stato finanziato dal LEADER, che è un programma europeo, e portiamo avanti gli obiettivi approvati dalla Regione Basilicata con le nostre proposte, che hanno avuto la meglio rispetto a, diciamo, ai concorrenti presenti sul territorio. L'azione svolta è essenzialmente legata alla promozione e all'individuazione di occasioni di sviluppo dei territori, ed abbiamo lavorato molto a che diciamo, il territorio facesse sintesi e avesse in modo coeso svolgesse un'attività un'attività che è finalizzata alla concretizzazione di eventi positivi e costruttivi. Ci siamo riusciti dopo tanti anni e credo che oggi siamo anche vicini a risultati altrettanto seri e che vedono impegnati i produttori, soprattutto i produttori agroalimentari, che si accingono a partecipare a dei bandi che abbiamo elaborato, che stanno per essere pubblicati, relative alle filiere produttive, che sembrerebbe scontato e quasi ovvio che le filiere costituiscono un momento importante per le produzioni e per i territori di una regione o di qualsiasi ambito. Però questa volta, insieme alla regione, che è già partita con i propri bandi sull'ambito regionale, i GAL hanno l'obbligo di intervenire sui propri ambiti, sulle microfiliere e quindi sulle tipiche produzioni locali e sulle piccole capacità di aggregazione, perché la grande difficoltà delle nostre aziende è che sono particolarmente piccole e la massa critica legata alla risposta ovviamente è altrettanto ridotta. Allora c'è la necessità di organizzare le produzioni, unire le forze e le capacità per poter organizzare sia gli aspetti commerciali che gli aspetti promozionali. Dopo tantissimi anni ci si riesce, spero, perché sembra facile, ma convincere e far sì che il produttore si renda conto di questa necessità non è un fatto semplice e ovvio. Ci siamo arrivati dopo tantissimi anni di lavoro. Siamo vicini a questo e in questo percorso l'Alsia ci è stata molto vicino. Abbiamo insieme individuato quali potrebbero essere le criticità da superare, le soluzioni, le occasioni che potrebbero invece essere più specifiche e adatte per i nostri territori. Abbiamo censito tutte le produzioni locali e abbiamo fatto sviluppato un bando preliminare che ci ha fatto selezionare una serie di attività di produzione che ovviamente vanno molto, la risposta è stata ottima, eccezionale, perché vanno oltre quanto noi saremo in grado di mettere in campo, sia con i finanziamenti che con gli spazi che metteremo a concorso. Però in questo c'è questa azione che dicevo prima, coordinata tra regione e territori. Sul territorio, oltre al GAL, interviene anche altre occasioni di sviluppo e di finanziamento, e in questo senso, verso questi obiettivi, vanno anche questi altri obiettivi, come le aree interne. Ieri sera c'è stato qui l'assessore Cupparo e lui è stato uno di quei sindaci che ha coordinato le aree interne, e anche nelle aree interne che sviluppa un programma specifico, uno degli obiettivi primari è costituito proprio dalle filiere. Quindi
se riusciamo a costituire questa organizzazione territoriale sulle produzioni, io credo che riusciremo anche a dare delle ottime risposte e una visibilità adeguata per gli sforzi che compiono gli stessi produttori. Contestualmente a questo stiamo anche sviluppando delle azioni di informazione e formazione relative agli stessi produttori, finalizzati alla capacità di organizzare gli aspetti commerciali che dovranno essere presenti all'interno della filiera, così come gli aspetti promozionali, che quindi significa la promozione, sappiamo tutti che significa che oggi è l'anima del commercio e bisogna farla a determinati livelli. In questo stiamo anche interfacciando uno strumento che era tra i nostri obiettivi specifici del GAL, del nostro progetto, che è quello di realizzare una piattaforma digitale che potesse fare da base per tutti gli operatori economici locali. In questo ci è venuto incontro l'attività di cui ieri sera parlava lo stesso sindaco di Matera. Giampiero Lotito è uno dei maggiori esperti europei, se non mondiali, non è facile, ma è sostanzialmente tutto ciò che sta dietro il digitale nella promozione di territori, di tutto. Cioè, avete presente Google? Cioè, Google è un motore, è un grande motore per qualsiasi attività che si svolge. Lui sta organizzando il competitor europeo e da Matera è partita la costituzione di una piattaforma digitale che andrà ad inserirsi in questo progetto europeo. Il GAL sta elaborando, sia in funzione dei produttori che in funzione di tutti gli operatori locali, economici e non, la possibilità di partecipare ed essere attori all'interno di questa piattaforma per essere presenti e costituire una dei motori più grossi del meridione, se non dell'Italia intera. Credo che se riuscissimo a costituire queste a comporre questi tasselli, credo che potremmo essere soddisfatti per il ruolo che svolgiamo e anche per l'azione che offriremo al nostro territorio. E questa sicuramente è una notizia molto importante, anche perché, appunto, come diceva, è importante uscire fuori e quindi far vedere quello che si fa, quello che si è. Lo abbiamo visto con Matera 2019, tutto il fatto che si sia fatta conoscere anche la nostra regione al di fuori, grazie appunto a Matera 2019, è significato l'arrivo comunque di tante persone in Basilicata e soprattutto proprio dell'arrivo della Basilicata altrove, e probabilmente di questo hanno bisogno anche le nostre aziende, i nostri piccoli produttori, di farsi conoscere fuori, di far sì che quelle che sono le nostre piccole eccellenze anche nel campo agroalimentare, ma anche nell'artigianato, arrivino fuori e non restino appunto di nicchia. È importante che ci sia una filiera e che quindi ci si coordini e si collabori per la realizzazione di grandi eventi, e mi sembra appunto che il GAL lavori in questa direzione. E al di là, quali sono dei progetti adesso concreti per il prossimo futuro che il GAL ha preso proprio sotto la sua ala e che quindi saranno realizzati a breve, al di là di quello di cui ci ha parlato, appunto di questa
questa informatizzazione, questo uscire fuori anche attraverso appunto i media, qualche altro, qualche evento, qualche sostegno, qualche forma di promozione che il Galla ha messo in atto per il prossimo futuro, se c'è già in programma? Vorrei precisare una cosa, quando tu parli di sostegno, allora il nostro sostegno viene espresso ai territori tramite progetti, e il progetto che stiamo portando avanti è un progetto approvato, come dicevo prima, e finanziato per la missione che offre. Quindi sostanzialmente noi attuiamo il progetto che abbiamo avuto approvato, e nel progetto, diciamo, ci sono i nostri, c'è la nostra missione. Una delle missioni principali è la promozione del territorio, e quindi qualsiasi attore o soggetto locale che voglia contribuire a tale obiettivo potrà offrire la propria, diciamo, professionalità e il proprio lavoro, inserendosi all'interno di questo e inserendosi nella nostra piattaforma interna, cioè nella nostra long list, chiamata long list, con la quale poi si percorrono insieme, si svolgono insieme i percorsi condivisi. Ed è questo il modo con cui siamo cresciuti e abbiamo sempre lavorato con gli operatori locali e con tutti gli interessi che concorrono a determinare i risultati desiderati. E devo dire che alla base del nostro progetto non c'è una soluzione segreta o diciamo eccezionale. Noi partiamo dalla convinzione che il nostro territorio abbia tutti gli strumenti e le risorse per poter essere un'attrattiva in tutti i sensi a livello nazionale e internazionale, e siamo sempre stati convinti di questo. Si tratta soltanto di valorizzarli e mettere e ottimizzare quelli che sono gli strumenti che possono promuovere lo stesso, partendo da quelli culturali, quelli ambientali, quelli naturalistici, le tantissime realtà che noi esprimiamo in tutte le sfaccettature. Si tratta solo di poter sviluppare, perché tante volte si sentono queste sigle, questi nomi, e però poi non si sa nello specifico qual è il lavoro che viene realmente fatto. È un lavoro importante, un lavoro che appunto avviene dietro le quinte, e vengono tessuti i fili per arrivare anche fuori. Dietro le guide fino a un certo punto. I nostri maggiori partner nello svolgere questo lavoro sono i comuni, sono i 27 comuni di questa area che fanno tutti parte della compagine societaria, e quindi è abbastanza trasparente e forte la presenza. Credo che ci sia solo la necessità di essere coesi e di fare sintesi. Noi non abbiamo l'ambizione di organizzare grosse attività di produzione. Noi dobbiamo mettere a valore le piccole produzioni che abbiamo, offrendo gli strumenti per potersi spendere al meglio. E perché dobbiamo mantenere le caratteristiche, le qualità che abbiamo, e poterle promuovere in un mercato che non può essere retto dal singolo, ma insieme a tutti gli altri sicuramente sì. E noi la ringraziamo con questo pensiero che è fondamentale, che è quello appunto di fare rete. Grazie all'architetto Gaetano Mitieri, direttore del Galla Cittadella del Sapere. Allora, vorrei adesso chiamare il dottor Domenico Cerbino dell'Alsia Pollino, con sede
arrotonda. Buonasera, buonasera, bentrovato, grazie per essere qui, prego. Non c'è spazio, non posso staccare. Allora, noi, c'è una sigla, io dicevo spesso noi sentiamo queste sigle, quindi poi scopriamo di che cosa si parla. C'è una sigla che io sento alimentare, adesso si stanno direzionando verso invece lo sviluppo di questi PAT anche insomma in un'area più ampia che anche quella del Lago Negro. Mi sa che io vorrei che parlassimo proprio di questo percorso e di appunto che lo spiegasse anche alla platea. Grazie. Sì, grazie. Intanto ringrazio gli organizzatori per l'invito. Naturalmente per me è un'occasione per non solo per far conoscere un po' le attività che noi realizziamo come struttura di Rotonda, che poi rappresenta una struttura regionale che si occupa non solo di valorizzazione della produzione agroalimentare, ma anche di altri settori, tra cui la biodiversità. Approfitto anche per dire che noi teniamo il convegno a Rotonda sulla biodiversità regionale, ma ci occupiamo anche di un settore importante come quello delle filiere delle piante officinali. Però sulle produzioni tipiche noi abbiamo dedicato un bel po' di tempo in questi anni. Il nostro obiettivo qualche anno fa era quello di fare in modo che ogni comune avesse un prodotto riconosciuto. Beh, a distanza di 10 anni, possiamo dire che ogni comune ha un prodotto tradizionale. Qua vediamo il sindaco, vediamo l'assessore Carlo Magno, il comune di Lauria finalmente ha i suoi prodotti riconosciuti, arriverà tra non molto anche la gazzosa di Salubi che mancava in questo elenco, ma già il comune di Lauria ha più prodotti tradizionali riconosciuti. E questo perché? Perché ci eravamo un po' stancati di vedere nei comuni fare delle sagre di prodotti che probabilmente non tenevano nessun legame. E quindi un po' di anni fa ci siamo detti, allora facciamo in modo che un po' alla volta riusciamo a identificare sul territorio questi comuni, coinvolgiamo gli operatori e naturalmente facciamo in modo di attivare sul territorio questo itinerario di questi prodotti che hanno certamente un valore importante da un punto di vista storico, da un punto di vista gastronomico, ma anche da un punto di vista sociale, perché questi prodotti sono in qualche modo lo specchio di un territorio, sono rappresentano la storia di un territorio, e quindi questo legame era fortissimo e noi non potevamo perdere questo legame, questa storia, perché significava perdere la nostra origine. E quindi il nostro obiettivo è stato in qualche modo raggiunto, perché oggi vi posso assicurare che in tutti i comuni del Collino e del Lago Negrese possono vantare almeno un prodotto PAT. Naturalmente non ci siamo fermati a questo, perché noi con il primo itinerario che abbiamo fatto un paio di anni fa insieme alla comunità del cibo e lo stesso GAL, abbiamo creato questa rete degli agricoltori custodi, perché la cosa che si deve sapere che qualche anno fa noi abbiamo fatto un lavoro di censimento della biodiversità agricola, di interesse agricolo e alimentare, l'abbiamo fatto anche sul territorio del Lago Negrese, anche se poi non ha avuto il seguito purtroppo come è successo nell'area Polino, ma si fa sempre in tempo per recuperare. E allora, dopo questo lavoro di censimento ci siamo preoccupati di mettere in sicurezza tutto questo materiale e abbiamo creato la rete degli agricoltori custodi. E infatti se uno osserva la cartina della biodiversità, dell'itinerario della biodiversità, trova degli domini
che sono i custodi della biodiversità. E allora ci siamo detti, perché non affianchiamo agli ovini che sono i custodi della biodiversità e mettiamo anche gli ovini dei produttori delle produzioni agroalimentari tipiche, tradizionali? E quindi noi da qualche giorno l'Asia ha pubblicato un bando dove noi chiediamo al territorio, quindi ai produttori, ai trasformatori, agli operatori della ristorazione, di aderire a questo progetto, perché noi pensiamo di creare questo secondo itinerario dove in ogni comune dovrà, diciamo, dovrà essere presente questo custode di questo prodotto tradizionale, ma deve essere presente anche chi lo cucina, chi lo prepara, chi lo fa mangiare. Per cui insieme all'omino della biodiversità, all'omino dei prodotti in parte, si troverà anche l'omino del ristoratore, diciamo, delle persone che dovranno presentare, cucinare e far degustare questo prodotto. Quindi questo è un progetto partito da un po' di anni fa, però finalmente stiamo arrivando alla conclusione, perché questa attività non è un'attività solo, diciamo, che serve a valorizzare l'agroalimentare di questo territorio, perché la cosa che si deve sapere è che questo territorio attualmente esprime il 70% dei prodotti riconosciuti a livello regionale e a livello di riconoscimento ministeriale. Cioè significa, su 135 PAT, un buon 70% sono tutti prodotti che provengono da questo territorio. Quindi questo vuol dire pure qualche cosa. E significa che questo territorio è un territorio ricco di biodiversità, di produzione agroalimentare. Adesso bisogna valorizzarla. Questo strumento dell'itinerario che stiamo immaginando insieme al parco, al GAL, alla comunità del cibo, focalizza l'attenzione proprio quello di valorizzare queste produzioni dal punto di vista agroalimentare anche attraverso le filiere, ma soprattutto è finalizzato a valorizzare queste produzioni dal punto di vista turistico, perché questo territorio, diciamo, dal punto di vista turistico, diciamo, ha delle potenzialità che insieme alla parte agricola, diciamo, può dare delle grandi soddisfazioni. E qual è la risposta, appunto, dei piccoli produttori sul territorio? Perché lei diceva, appunto, ci sono tantissime potenzialità, grandi potenzialità, però noi siamo sempre stati un po' accusati di essere una regione chiusa, non molto propensa al turismo, che comunque non si sa vendere bene. C'è un cambiamento di direzione negli ultimi tempi? Insomma, se noi guardiamo un pochino indietro, mi rendo conto che sono stati fatti grossi passi in avanti, perché io ricordo un po' di anni fa un lavoro di ricognizione di tutte le imprese agroalimentari del territorio, ricordo che c'erano tante imprese, ma che presentavano un sacco di criticità, perché molte imprese, intanto, queste imprese non erano legate al territorio, nel senso che le produzioni venivano prese, diciamo, da fuori. Molte imprese non erano adeguate da un punto di vista commerciale, da un punto di vista sanitario. Beh, se guardiamo oggi, molte di queste imprese non ci sono più, ma ci sono tante altre imprese che sono diventate anche imprese capaci di reggere sul mercato. E quindi non a caso qualche tempo fa questo territorio ha avuto il riconoscimento anche come sistema produttivo rurale, come distretto, e poi, insomma, le difficoltà legate ai distretti li conosciamo, e quindi un po' è rimasta, insomma, un po' ferma questa iniziativa. Però potenzialmente ci sono delle aziende molto importanti. Basta pensare nel settore della filiera dei prodotti da forno, ci sono i trasformatori
quindi i mulini, ci sono delle realtà molto importanti che trasformano la produzione, oggi quella locale, c'è la famosa carosella che viene commercializzata dai mulini, anche se le difficoltà là sono legate un po' ai problemi che conosciamo, la fauna selvatica che ha qualche difficoltà, però intorno alla filiera di proteine fondo basta pensare all'esperienza di Trentina. Beh, quella filiera ha un intotto di, dove insomma, ci sono almeno 100 persone che lavorano in quel settore, ci sono imprese che commercializzano produzioni in tutta la regione e non solo, quindi sotto questo punto di vista c'è stato un salto di qualità. Certo, bisogna ancora lavorarci, bisogna investire, fare formazione, bisogna ancora attrezzare diciamo, l'azienda e farla diventare imprenditore, ci vuole un po' di tempo, però siamo sulla strada giusta. La difficoltà invece sono per le piccole produzioni, le produzioni del PAT sono produzioni piccole, di nicchia, e allora oltre ad avere uno sfogo commerciale a livello locale, possono essere, devono essere finalizzate anche da un punto di vista turistico. Allora l'itinerario ha proprio questo senso, quello di legare queste produzioni al territorio e legarle alle attività turistiche, perché in quel momento trovo la convenienza nella produzione e nella commercializzazione a livello locale, perché sennò insomma diventa un... c'è qualche difficoltà, perché parliamo anche di piccole produzioni, anche se all'interno di queste produzioni poi ci sono anche realtà abbastanza consolidate. Quindi lo sforzo che si sta facendo è quello di fare sì che questo territorio, diciamo, possa far diventare queste produzioni un'opportunità di sviluppo per il territorio e fare in modo che questa gente rimanga sul territorio. Infatti parlavamo di chi sceglie di restare qui, sceglie di investire in questa terra, di crederci, di lavorare per essa, con essa e con gli altri locali. Quindi mi sembra che quella che è la mission del GAL Cittadella del Sapere si sposi bene con la mission dell'ALSE, che è proprio quello di portare avanti questi progetti. Con il GAL abbiamo fatto veramente un bel lavoro, perché bisogna apprezzare l'approccio che è stato dato a questa attività, perché per la prima volta si è andato sul territorio a chiedere all'impresa, alle aziende, quali erano le esigenze, le loro esigenze. E dopo questa attività di animazione sul territorio è stato fatto il bando esplorativo per dire le aziende, è vero sì che avete manifestato queste cose, ma ci potete rispondere in maniera, diciamo, concreta sulle esigenze, e dandogli uno sfogo, un approccio di filiera. E la risposta è stata, penso, veramente forte, forte. E quindi con i bandi che verranno fuori servirà a sostenere soprattutto queste piccole produzioni, perché la finalità del bando servirà proprio a valorizzare queste produzioni locali, e quindi questi piccoli incentivi, che non devono essere risorse che probabilmente l'azienda non può neanche, come dire, sopportare un investimento, sono finalizzate a promuovere e valorizzare queste produzioni per dargli l'opportunità di avere occupazione e reddito. E mi sembra questo fondamentale, mi sembra poi un progetto importantissimo. Quindi noi ringraziamo il dottor Cervino, grazie per il vostro lavoro. E ora vorrei chiamare un altro ospite, un altro gradito ospite, è l'ingegnere Annibale Formica, presidente della Comunità del Cibo e Biodiversità Agroalimentare. Buonasera. Benvenuto.
Allora, io ho qualche appunto e ho appunto segnato che è la prima iniziativa in tutto il territorio nazionale, che è nata nel novembre 2016, e quindi imprenditori, allevatori, centri di ricerca si sono uniti e, per concorrere appunto a questo piano di attuazione sul, a livello nazionale della biodiversità. Ci vuole parlare di questo progetto e raccontarci appunto, noi stasera vogliamo proprio capire nella praticità, ecco, qual è la mission, qual è appunto il lavoro che viene svolto. Beh, la mission che immediatamente mi viene spontanea di, così, di rappresentare è un po' legata ai due interventi che mi hanno preceduto, che sono fondamentali. La comunità del cibo, per renderla in maniera molto, molto pratica e concreta, si mette a servizio di quelle loro due missioni e cerca di fare un po' da, come dire, da portatore di interessi collettivi. Cioè, questa è la prima formula che mi viene da esprimere. La comunità del cibo in effetti è una istituzione nata da pochissimo, innanzitutto perché si riferisce a una legge del 2015, del dicembre 2015, in ragione della quale alcuni protagonisti del territorio già esistenti, tra cui innanzitutto l'ALSI, il GAL, la stessa Regione Basilicata, poi l'Ente Parco, molte aziende del territorio stesso, comprese per esempio i consorzi di tutela delle stesse materie agricole e alimentari, messi insieme hanno costituito il primo nucleo fondamentale di questa, che è un'associazione e quindi non ha nessuno scopo di lucro, è un'associazione che ha di suo quasi il volontarismo come presupposto di base. E infatti loro si sono resi protagonisti. Io sono arrivato in una battuta successiva, ha iniziato nel 2016, nel 2017 abbiamo fatto, come dire, la prima assemblea, abbiamo costituito degli organi, mi hanno onorato nel senso di designarmi alla presidenza e abbiamo cominciato a lavorare. Proprio di questi giorni praticamente facciamo il compleanno, siamo di 2 anni, siamo i soli per il momento in Italia, speriamo che non sia così, cioè nel senso che si moltiplicano queste iniziative, perché solo questo non solo fa rete a livello nazionale, ma dà forza ai discorsi che noi stessi abbiamo fatto. Premesso questo, diciamo appunto che il concetto base della comunità del cibo è nient'altro che lo stare in rete tra più protagonisti di quel tipo di settore che ci avvicina in termini di biodiversità e in termini di cibo. Mettere insieme le varie componenti, cioè dall'agricoltore, da chi opera sul territorio con altre finalità che possono essere la scuola, l'ospedale, possono essere gli enti pubblici, ma possono essere altri tipi di soggetti importanti, il cuoco, anche le famiglie da sole, insomma, che possono sentire il bisogno di entrare in questo, in questa assemblea più vasta e rappresentare argomenti che sono fondamentali, il cibo e l'essenza. C'è qualcuno tra gli antropologi, scrive, che io seguo da vicino da qualche anno, dice il cibo è sinonimo di civiltà, cioè le civiltà umane sono nate col cibo e si sono realizzate col cibo. L'uomo si è preso nudo e crudo, gli si è insegnato a mangiare, oppure ha imparato a mangiare perché nessuno gliel'ha insegnato, ha incominciato a coltivarsi ed è nata la cultura. Poi c'è un gioco di parole tra cultura e cultura, proprio per, diciamo così, dare forza al concetto che la distinzione è molto breve. E infatti noi iniziamo a lavorare da 2 anni in questa parte, dandoci i primi documenti, diciamo, di programmazione, come abbiamo fissato, diciamo, innanzitutto la strategia generale con la mission appunto, e poi una serie di obiettivi anche piccoli ma significativi, soprattutto appoggiati anche su cose che già esistono, che già si realizzano. Beh, però partendo da lì abbiamo adottato uno slogan che ci sembrava, slogan oltretutto che non ho inventato io, ma che ecco, diciamo così, dalla comunicazione, diciamo così, a livello nazionale e anche internazionale. La slogan era: noi ci occupiamo di portare qualsiasi sostanza che ci alimenta dalla terra alla terra. Questo era il senso.
per dare poi a questo punto il valore a tutte quelle componenti che vi richiamavo, che sono fondamentali. La legge che ci istituisce all'articolo 13 nomina la comunità del CIP, mi voglio fermare un attimo al titolo generale della legge, è per la tutela e la valorizzazione del territorio dal punto di vista agroalimentare. Cioè, se difendiamo il territorio, incominciamo a difendere le materie prime, incominciamo a difendere le culture locali, cioè la tradizione del singolo soggetto che opera in quel territorio, che sa coltivare in un certo modo, sa allevare in un certo modo, sa cucinare in un certo modo, quindi c'è tutto un racconto, compreso quello della nonna che probabilmente oggi va di moda, non so se l'avete visto, ma in Basilicata noi abbiamo una bellissima iniziativa chiamata Nonna Chef, che oramai sta invadendo tutti i social e gli spettacoli televisivi, per dire appunto che lì è forse la radice di tutto il nostro ragionamento. No, proprio rispetto a questo, lei parlava appunto anche di proteggere quella che sono le materie prime, quindi il nostro territorio, la difesa delle culture, della tradizione. Come difendere il territorio anche dal punto di vista della salute, quindi la genuinità, e quindi anche insistere su quanto sia importante lavorare sul territorio che sia sano, e quindi utilizzare delle materie prime appunto della nostra terra, di una terra che è sana, e cercare di mantenerla tale. Nel corso della serata, attenzione, finiziamo in orario. Noi siamo degli animatori territoriali come punta di cibo, nient'altro. Dentro a questo organismo noi abbiamo soci fondatori che sono appunto il GAL, l'ALSIA, la Regione Basilicata stessa, l'Ente Parco e tutti gli altri soggetti che già ho nominato prima, ciascuno dei quali ha un suo ruolo, ha una sua missione e ha un effetto e una ricaduta specifica su questo argomento. Allora noi che cosa possiamo fare? Segnalare il problema, quando dicevamo portatori di interessi collettivi, e che partendo da quella missione noi cominciamo a segnalare che probabilmente, se la materia prima è di ottima qualità, il che significa che il territorio rurale in particolare in questo caso è ben protetto e ben garantito in tutte le componenti, adesso non ho bisogno io di declinare perché sono abbastanza note, l'aria, l'acqua, il suolo eccetera sono tutti fattori che garantiscono poi anche la qualità della materia prima. Se partiamo dalla qualità della materia prima, tutti i processi a seguire sono altrettanto importanti, dopodiché si arriva anche al cibo, si arriva anche alla salute, solo che qui andiamo un po' oltre, cioè nel senso che il cibo adesso non è soltanto alimentazione, perché dobbiamo vivere, no? Quindi se non riempiamo il sacco non stiamo in piedi, è anche qualcosa di più, cioè è un'attenzione, si dice anche oggi per noi il cibo è un fattore che muove i cinque sensi, abbiamo bisogno del gusto, dell'ho fatto, cioè abbiamo bisogno di sentire gli odori, abbiamo bisogno di vedere anche, cioè quindi anche come dire, l'aspetto estetico di un certo modo, lo vedete anche voi stessi con tutti gli spettacoli sul cibo a proposito di cucina e roba del genere, dal modo come si impiatta, dal modo come si prepara, si confeziona la cosa, anche quello è una illusione visiva, ok, però oggi diciamo così sia il gusto sia la cosa sono stimolati anche da questo. Bene, noi li seguiamo tutti quanti messi insieme, mettendoli insieme ovviamente cominciamo a produrre anche un'aspettativa e una domanda da parte di chi vede che questa cosa può funzionare, perché è promozione a tutti gli effetti, è valorizzazione a tutti gli effetti, mette in piedi meccanismi anche economici, l'ha citato lei poco fa, il turismo mette in piedi fattori economici che sicuramente poi hanno una ricaduta immediata sull'oggetto di cui noi ci occupiamo più nello specifico. E quindi per esempio se noi aggiungiamo a queste parole che vi ho detto l'imparare non solo a conoscere, che è il primo punto fondamentale, e questa la comunità del Cipro sta cominciando a farlo in maniera anche abbastanza intensa con la serie di attività che facciamo, ma anche imparare, dopo averla conosciuta, imparare anche a raccontarlo. E voi vedete, tutti quanti oggi esigono che il cuoco, quando vi porta il piatto in tavola, vi spieghi dove ha comprato il prodotto, come ha fatto a confezionarlo, che tecnica ha usato lui, che è diversa da quella che usa mia moglie o la mia nonna. E raccontare tutto questo
è sicuramente una garanzia di quella non solo qualità ma anche di quella sanezza, il cibo sano e buono, che è un principio fondamentale. Da qui nasce secondo me anche questo. E sarebbe bello appunto che sulle tavole lucane, soprattutto nei ristoranti, nei luoghi dove c'è accesso al turismo, ci fossero prodotti lucani riconoscibili come tali, e anche appunto che si scegliesse la bellezza, la qualità di questa terra, anche perché sappiamo che qualità poi è indice di salute, è indice di bontà. Quindi io vorrei invitare nuovamente sul palco l'architetto Mitidieri e il dottor Cervino, in quanto appunto con il dottor Formica, con l'ingegner Formica, sono attori principali di questo grande progetto, che è un progetto che è rivolto alla valorizzazione di questa terra, che va verso quelli che sono i produttori. Abbiamo parlato poi soprattutto dei piccoli produttori, che sono forse quelli che fanno più difficoltà poi ad emergere, a trovare anche una strada per sopravvivere e per farsi conoscere. Intanto vorrei ringraziarvi per il vostro lavoro, il lavoro che fate con appunto tutto il vostro staff, perché è un lavoro fondamentale di cui la nostra terra ha bisogno. E la parola che avete utilizzato maggiormente, di questo io sono molto felice, è filiera, collaborazione, insieme, perché quando si fa rete si riesce a crescere, soprattutto in una regione piccola qual è la nostra Basilicata. Se ci uniamo e siamo forse un po' più gruppo, riusciamo ad andare lontano. Vorrei invitare, prego, stavo per fare quello, infatti ho invitato loro a salire qua per chiamare il sindaco di Lauria, Angelo Lamboglia, e l'assessora Carlo Magno, proprio come padroni di casa, per un loro saluto, e mi piacerebbe farlo con i nostri ospiti qui sul palco. Buonasera sindaco, prego. Buonasera a voi tutti, e che cosa dire? Sappiamo che comunque valorizzare il territorio passa anche attraverso l'enogastronomia, attraverso le produzioni tipiche. L'ha detto il dottor Cervino, noi ci siamo dotati di prodotti teco, ovvero prodotti di denominazione comunale, in cui vogliamo inserirne anche un altro. Un percorso che veniva da lontano, che man mano si sta concretizzando, no, ahimè, secondo me. Con un ritardo di decenni, perché noi, come faceva rilevare il dottor Cervino, comunque quella produzione di nicchia si è sempre distinta, non è arrivata, come diceva anche l'architetto Mitidieri, ad avere un'organizzazione, ovvero una proposta strutturata, e a mio modesto parere è necessario lavorare per costruire un brand. L'appello che si fa a tutti gli attori protagonisti è lavorare non per il singolo, la singola casella, perché questo è stato l'errore che secondo me ha contraddistinto anche la nostra azione, lavorare per un obiettivo. Noi con orgoglio quest'anno abbiamo partecipato all'Italy FICO Italy Awards, una fiera internazionale, però è curioso capire come ci hanno contattato. Ci hanno contattato attraverso l'Associazione Nazionale dei Comuni, il che vuol dire che chi è che organizza quella tipo di manifestazione per dar spazio a quelli che sono i nostri prodotti, che nell'ambito del contesto in cui viviamo è il premio mediterraneo, quindi spensa una dieta, la dieta mediterranea, che abbia i suoi prodotti, che abbia i suoi produttori, che abbia la sua filiera all'interno di una regione. Bologna, che è una delle fiere più invisa a livello nazionale ed internazionale, ha pensato non di contattare chi è che si occupa di feriere, i parchi, i GAL, di contattare i sindaci. Ahimè, su questo noi abbiamo fatto promozione, abbiamo cercato di portare i prodotti, manchiamo di quella che è un'organizzazione strutturata, ovvero di piccoli imprenditori che in maniera strutturata, perché commercio o confartigianato, oppure l'associazione dei produttori, esiste anche in Basilicata, si chiama API se non sbaglio, giusto? Allora io dico, tutto questo deve farci riflettere, va migliorato nel meccanismo quello che è la tempistica, purtroppo ahimè, io vengo dal privato a livello lavorativo, mi rendo conto che nel pubblico ci sono molte più
cose farraginose e lente, però per stare a passo, al passo con il mondo, forse abbiamo bisogno di un'accelerata e di una sterzata che dipende da noi, anche dalle amministrazioni. Noi abbiamo visto, l'abbiamo visto anche con l'Assia, per raggiungere l'obiettivo dei Deco, come diceva anche l'architetto Mitidieri, è passato del tempo. Ora bisogna convincersene, bisogna convincere però i produttori senza tanti giri, che quello deve diventare un brand, deve diventare come il marchio Salento, che lo mettono anche sulla cosa, sulla scarpa. Allora serve qualcosa che porti e faccia decollare la nostra idea di prodotto all'interno del Mediterraneo, lo dico perché siamo nel contesto del premio, e penso che su questo maggiori interrogazioni bisogna farsele, bisogna invitare anche gli imprenditori e i produttori scomodi, ovvero lo dico perché capisca che rompono le scatole, però spesso stanno a fronte con un contesto più dinamico e più all'altezza delle sfide che ci proponiamo, perché spesso abbiamo che non rientrano nelle nostre organizzazioni locali, ma non parlo solo dell'area sud della Basilicata, parlo del sistema Basilicata che deve un po' elevarsi come lo ha fatto e sta cercando di farlo in altri settori. L'altra sera abbiamo avuto il sindaco di Matera, ieri sera, che ha confermato una mia convinzione. Lui ha detto: io sto cercando di convincere i materani che di turismo si può campare al 40%. Ha perfettamente ragione, perché un'area, il turismo, è qualcosa che si appoggia su, è un servizio che si appoggia, diciamo, sulla produzione. Senza quello rischia di venir meno un impianto che è l'ossatura fondamentale. Io mi auguro che con l'organizzazione, attraverso l'Assia, attraverso i GAL, attraverso i parchi, attraverso le altre associazioni, riusciamo ad avere una dimensione più alla portata nazionale, perché è stato, io purtroppo non sono potuto andare, è andata l'amministratrice Lucia Carlo Magno, è rimasta esterefatta, perché c'è un discorso organizzativo e di promozione che va curato, va entrato in quel settore. Il marketing è quello, noi abbiamo prodotto delle piccole guide, è mancato, diciamo, l'aspetto del produttore presente, perché hanno cercato di fare, come ormai gli amministratori sono costretti a fare, anche quello che non era che attinente al proprio ruolo, dando i contatti, però ci manca avere contatti con le realtà che riescono a inserire, però naturalmente lì va mandato chi è che si distingue, non chi è che può essere amico del sindaco di Lauria, di Lucia Carlo Magno, un architetto Mitidieri. Lo dico con molta franchezza, perché penso che questo è quello che noi dobbiamo vincere, per cercare, con tutti gli sforzi che noi facciamo sul nostro territorio, di avere una speranza in un mercato globalizzato dove la differenza e la nicchia di produzione e soprattutto la qualità può essere il valore aggiunto. Io ringrazio tutti per il valore aggiunto che stanno dando e mi auguro che veramente quello che sta partendo, le filiere e quant'altro, possano essere questo valore aggiunto che va a inserirsi in contesti che a livello nazionale sono una nicchia, rappresentano una parte, ma rappresentano quella parte che funziona, perché solo di quello non si vive, ma anche quello fa parte dell'elevarsi di un territorio. Grazie sindaco, che poi ha valorato quello che era appunto il discorso di fare rete, di lavorare insieme, di lavorare per una mission comune. Allora assessore, una battuta: lei ha partecipato appunto a questo grande evento di cui parlava il sindaco, dove siete stati coinvolti, qual è stata l'esperienza e appunto cosa ci racconta di questo evento? Grazie, buonasera, e grazie all'Associazione Mediterraneo che ancora una volta ci dà la possibilità di essere qui e di parlare dei nostri prodotti e della nostra terra, nonché della nostra cultura. Sì, io non solo ho partecipato all'esperienza di Bologna quest'anno, ma vengo da un percorso che insegue i Deco già da un bel poco di tempo. Già col sindaco Mitidieri avevamo avviato tutto il discorso del riconoscimento Deco, che ovviamente ha avuto bisogno di tempo, perché l'hanno detto tutti loro prima, c'è bisogno di una serie anche di convinzione, nonché di pratiche burocratiche. Finalmente ecco, stiamo in questo marchio, perché abbiamo i nostri bei prodotti PAT, abbiamo i prodotti Deco, abbiamo un bel logo da registrare e
quest'anno e stiamo andando oltre. Mi fa piacere che stasera ci sia sia l'Alsia che il GAL, perché nell'ottica di fare rete noi abbiamo avviato questa rete, questo percorso condiviso, ripeto, già da tempo, e attraverso l'Alsia stiamo non solo percorrendo le vie della DECO e della rete all'interno dei comuni del parco, pubblicizzando e quindi mettendo ancora di più un paletto sui nostri prodotti tipici, quando appunto stiamo avviando questo percorso più ampio che ci porterà a collaborare ancora di più con le filiere e con i presidi, che probabilmente vedrà i nostri prodotti oltre i confini, perché la nostra esperienza di Bologna è stata proprio quella, cioè l'importo di portare i nostri prodotti tipici oltre i confini del comune, della regione e i confini nazionali, e addirittura lo diceva bene il sindaco, i confini internazionali. Perché credo sia stata una bellissima vetrina, non solo per i nostri prodotti, ma soprattutto per poter parlare del nostro territorio. Anche perché, e l'hanno già detto molto bene loro prima, i nostri prodotti raccontano la nostra storia. Una storia probabilmente fatta di stenti, di una tradizione contadina che forse fino a un certo momento non è stata manco tanto apprezzata, ma conserva e custodisce quello che è un tesoro, ritengo di poter dire, perché attraverso i profumi, gli alimenti, tutto quello che ci ha rappresentato nel tempo, non solo consolida la nostra cultura quando ci permette di esternarla fuori. Allora noi vi ringraziamo molto per il vostro contributo. Sì, facciamo un saluto al capitano della Compagnia dei Carabinieri di Lago Negro che ci ha raggiunto qui questa sera. Vi ringraziamo naturalmente di essere presenti. Queste sono iniziative, eventi per noi molto importanti, perché il territorio che si racconta è il territorio che si manifesta. Quindi grazie per la vostra presenza. La sala si sta riempiendo perché a seguire ci sarà, appunto, daremo inizio al premio Mediterraneo con tanti ospiti, quindi sarà una serata ancora ricca. Noi vi ringraziamo per il vostro contributo, per quello che ci avete raccontato, perché ha fortificato in noi la fiducia e in quelle che sono gli enti che lavorano per il nostro territorio, e quindi speriamo che tutto quello che ci siamo raccontati questa sera vada avanti, e vada avanti sempre, sempre meglio, e che si riesca a rompere anche quel muro a volte di sfiducia, di non insomma, c'è un po' di reticenza, ecco, come si diceva, magari i piccoli produttori prima di aprirsi ci mettono un po', però il vostro lavoro capillare sicuramente sta dando e darà grandi frutti. Quindi grazie ancora ai nostri ospiti, al sindaco Angelo Lamboglia, all'assessore Carlo Magno, l'architetto Miti Vieri, dottor Cervino e l'ingegnere Formica. Allora io per ora vi saluto, facciamo una piccola pausa e daremo poi inizio al nostro premio Mediterraneo. Grazie. Che sta facendo Federica, guarda. Aspettiamo questo, mi sembra che arriveremo alle 10. Spero di no. Allora,
il tram di Vilma, delle fotografie di Giorgio. E guarda, la statua di la Miranda. Prendere posto perché diamo inizio alla nostra serata, a questo evento conclusivo. Prima di iniziare ufficialmente con tutta la scaletta di questa edizione, vorremmo dare spazio a quelli che sono i protagonisti, gli attori principali di cui abbiamo parlato finora nel nostro focus sulle attività produttive. Il Premio Mediterraneo è da sempre la vetrina finale di un percorso che intende valorizzare il territorio, la sua storia, la sua cultura, le sue tante eccellenze nei vari campi, fino ai suoi sapori, che sono sapori inconfondibili. Questa sera qui c'è un'esposizione, ci sono vari stand, quelli che sono i sapori d'autunno, ma anche la parte che riguarda l'artigianato artistico proprio della nostra terra. E da questo pomeriggio abbiamo avuto modo di dialogare con i nostri produttori agricoli, con le filiere associative che stanno valorizzando quelli che sono gli alimenti speciali del nostro territorio e che vogliono dare appunto un'identità vera e propria ai nostri prodotti. E abbiamo detto che bisogna fare rete, essere insieme, lavorare insieme, credere in un sistema che appunto voglia dare visibilità alla nostra terra. Ora, prima di iniziare proprio ufficialmente la nostra serata, io vorrei presentarvi alcuni di quelli che sono appunto i protagonisti, coloro che davvero ci mettono il loro tempo, il loro lavoro, l'anima, e che sono appunto i produttori locali, che sono gli operatori. Allora iniziamo invitandoli qui sul palco. Vorrei chiamare prima di tutto l'azienda Stellato, il mulino Gaudioso e la pasticceria Central, e le accogliamo con un applauso. Prego. Buonasera intanto e grazie per essere qui e per il lavoro che fate. Da ognuno di voi una breve battuta, vi presentate, dove operate e appunto qual è il vostro lavoro, qual è l'obiettivo soprattutto che perseguite. Buonasera, io sono l'azienda Stellato, siamo presenti nel territorio di Chiaromonte, quindi nel nostro bellissimo parco. Io come azienda nasco con la tradizione, in sostanza nel 95 mio marito decide di fare innovazione sui capannoni e cambiamo anche il tipo di allevamento, quindi acquistiamo un allevamento ovicaprino selezionato da Lazio, però questo allevamento cerchiamo di adeguarlo al nostro territorio. Infatti, essendo in un territorio dove siamo ricchi di biodiversità, di erbe officinali, i nostri animali, nonostante sono animali da latte, li teniamo al pascolo. Grazie a quest'idea aziendale abbiamo deciso di fare un prodotto del territorio, un prodotto della montagna, e abbiamo quindi creato e mantenuto la tradizione di un formaggio al latte crudo con la pasta cruda. Questo prodotto anticamente si poteva trasformare fino ad aprile, massimo si raggiungeva a maggio, e poi si passava al famoso cacio di cotta. Grazie all'innovazione che abbiamo fatto e al monitoraggio rigoroso sull'allevamento, il benessere degli animali, la mungitura meccanica e quindi anche l'adeguamento di una sala latte, siamo riusciti a produrre questo latte crudo anche in piena estate. Facciamo quindi un latte crudo sia di capra che dei pecorini, e la cosa fondamentale è che la nostra pasta resta cruda e che facciamo una stagionatura in una grotta naturale. Chiaromonte è un territorio riconosciuto per le sue grotti, dove anticamente la grotta era un magazzino, quindi abbiamo dovuto fare un monitoraggio sulle muffe, e oggi i nostri formaggi nascono ai 4-5 giorni dentro queste grotte, escono soltanto al momento della vendita.
quindi su di loro non viene fatto nessun trattamento se quello di non mettere olio extravergine d'oliva. Quindi abbiamo rispettato al massimo di fare questo prodotto, siamo pienamente nel gruppo sia del GAL che dell'Alsia, perché per noi anche fare filiera e stare insieme è un argomento che è nei nostri interessi, perché come sappiamo da soli, soprattutto se facciamo prodotti di nicchia, non riusciamo ad andare da nessuna parte. Come azienda diventiamo un'azienda multifunzionale, quindi ci apriamo anche ai bambini, quindi diventiamo fattoria didattica, fattoria sociale, e decidiamo nell'ultimo periodo di portare anche i nostri prodotti a tavola, quindi diventiamo agriturismo. L'agriturismo viene apprezzato soprattutto dagli stranieri, perché naturalmente nel nostro web abbiamo messo soprattutto la presenza dell'attività, quindi nei piatti vengono serviti tutti i nostri prodotti, diciamo il 99%. Grazie. Grazie mille, passo la parola al procuratore. Buonasera a tutti, io sono Di Latronico, sono il titolare di Molino Gaudioso. E niente, ci occupiamo della trasformazione del grano, soprattutto per quanto riguarda grani locali, su quali puntiamo molto, e effettuiamo anche una lavorazione con la pietra, quello che si effettuava una volta, dando più sapore e gusto alle farine. Niente, tutto qui, grazie. Buonasera, ci riaccendiamo in pausa, io opero sulla via De Corone e siamo in piedi dal 96. Produciamo prodotti tipici, pasticceria moderna e tra cui anche un prodotto del PAT, usando anche i prodotti del territorio nazionale tipo la farina Gaudioso. Grazie mille, è importante anche dire questo, che si utilizza materia prima, che è la materia prima della nostra terra. E allora invitiamo altri operatori del settore, De Filippo, produttori di formaggi, la pasticceria calabrese, il mulino Surace. Li accogliamo con un bel applauso. Allora, iniziamo da te. Buonasera a tutti, innanzitutto grazie per l'invito, è un onore e un piacere essere qua. Io sono Carolina della pasticceria calabrese di Episcopia, mi ritrovo benissimo con quanto è stato detto prima, perché io ho scommesso sul nostro territorio e sono 10 anni che ho rilevato la pasticceria di famiglia e posso dire almeno per il momento di aver vinto questa scommessa. Continuo a crederci ed è un invito a tutti i giovani come me a crederci in questo territorio, perché abbiamo le risorse. Grazie Carolina anche perché la tua testimonianza di una ragazza giovane che ci ha creduto e che continua a investire in Basilicata. Buonasera a tutti, sono Pio De Filippo, vengo da Viggianello, ho un'azienda agricola zootecnica e un caseificio artigianale. Volevo ringraziare il GAL, il premio e l'associazione, scusate, e tutti i convenuti, perché noi insieme a loro crediamo nello sviluppo di questo territorio attraverso anche le piccole risorse e stiamo mettendo in piedi insieme a loro delle filiere in cui possiamo arrivare capillarmente a sviluppare anche piccoli allevatori e così facendoli avvicinare al mercato. Produciamo formaggi, produciamo formaggi al latte crudo, pecorini, formaggi di vari tipi, ricotta, stiamo iniziando anche delle sperimentazioni di fare formaggi con il tartufo, un altro prodotto nostro locale, del nostro Pollino e dei nostri territori, e in più produciamo anche un'eccellenza, una DOP di rotonda, si chiama melanzana rossa, e facciamo sottoli, crema e confettura. Grazie, sono dei prodotti che conosco e che sono molto buoni, prego. Buonasera a tutti, sono Vito e rappresento il Molino Surace. Il nostro mulino nasce nel 1970 e tuttora oggi cerchiamo di preservare i grani nostri locali, quali Carosella e altri tipi di grano. E non solo, cerchiamo di portare avanti farine innovative, quali farine di orzo, di avena, con lavorazione semi-integrale. E la nostra attenzione è focalizzata principalmente sui grani nostri locali. E niente. Grazie,
Grazie, un ringraziamento anche a voi e buon lavoro, grazie per quello che fate. Prego. Allora, invitiamo adesso sul palco la produzione di Miele Tiganello e in più tutta la parte dell'artigianato artistico, Arché, l'associazione Lauriarte Artisti in Cammino e l'associazione di Antonella Armando Rivello. Prego, accomodatevi. Anche a voi la parola per raccontarci il vostro lavoro. Io sono Giustina e lavoro le ceramiche artistiche e lavoro da 25 anni e niente, insieme alla mia collega abbiamo abbinato anche la lavorazione del vetro, ovvero della tecnica Tiffany e niente, sono contenta di questo lavoro perché era la mia passione. Siamo qui a tu devi fare pure una premiazione, no, tu dopo. Io lavoro la porcellana fritta, è un impasto a base di porcellana e di cuore di porcellana e si asciuga l'aria, questo lo rende, è un materiale molto utile che lo rende adatto alla modellazione artistica. E creo ticciotteria, creo tavole, creo fuori, è una passione nata così per caso, però tu sei perché a me piace fine, tutto quello che è manualizzato. Quindi il lavoro, io quello che dico è che il lavoro non bisogna aspettare che lo si dà, no? Se ci dà, ma lo possiamo creare noi, soltanto con un po' di volontà. Buonasera a tutti, sono Ilario Probato, vengo da Rotonda, proprio nel bel mezzo del Parco Nazionale del Pollino e lì faccio apicoltore. In pratica produco prodotti dell'alveare, quali propoli, barba reale, polline, ma soprattutto miele. Miele di varie qualità, le qualità principali, tutto miele naturale. L'azienda che di mia proprietà diciamo c'è una decina d'anni, anche se questa è una passione che porto sin da bambino, una passione che mi è stata domandata da mio padre, faceva il fattore, faceva il miele per la famiglia, ma poi è diventato un vero e proprio lavoro. È un lavoro un po' faticoso, perché bisogna portare avanti una marea di armi è faticoso, però questo mi permette di portare sul banco delle vere e proprie eccellenze. Grazie. Buonasera, io sono Lucino Mastroianni e rappresento l'associazione artistica Lauriarte. Siamo qui a Lauria sul territorio e cerchiamo di dare il nostro contributo per la diffusione e la promozione dell'arte in qualsiasi modo che da quell'altro lato noi abbiamo portato un po' di opere, quindi se avrete il piacere di visionare e di visitare la mostra. Siamo anche propensi ad accogliere i nuovi soci, perché noi siamo un'associazione e quindi cerchiamo sempre di incrementare i nostri iscritti. Quindi chi è artista anche in solitaria, diciamo così, può accomodarsi e può essere iscritto all'associazione, quindi potrà confrontarsi e potrà migliorarsi attraverso i nostri corsi e attraverso le nostre iniziative. Grazie a voi, sicuramente verremo a visitare i vostri stand, loro sono alcuni degli operatori del settore sia dell'artigianato artistico sia del settore agroalimentare, alcuni di quelli che espongono questa sera, li ringraziamo per il loro grandissimo lavoro e ancora vorrei invitare gli amici della Castagna di Trecchina per il loro grande lavoro, se c'è il presidente Mimmo Cresci vorrei invitarlo qui sul palco, non so se è arrivato. Allora starà arrivando il presidente Mimmo Cresci degli amici della Castagna di Trecchina, poiché hanno fatto con il tempo un lavoro grandissimo in quanto hanno reso questa sagra della Castagna, questa festa della Castagna in realtà un evento, è diventato un evento riconosciuto, ecco che sta arrivando il presidente, buonasera
ben arrivato. Io stavo dicendo che avete fatto un grandissimo lavoro, in quanto il vostro è un evento che chiama in Basilicata tantissima gente, tanti turisti che vengono proprio per trascorrere una giornata nella nostra terra per le castagne di Trecchina. Quindi io le volevo dare la parola per raccontarci questa avventura che è diventata una realtà importante della nostra regione. Sì, buonasera a tutti, grazie. Niente, noi eravamo partiti giusto per diciamo uno scopo più che altro turistico, per allungare un po' la stagione estiva, ma adesso è arrivato al punto di essere un punto di riferimento proprio, come dice lei, nella nostra regione Basilicata, ma per il territorio nostro, perché noi l'idea era quella, ripeto, per allungare solo la stagione turistica, per avere, però quando ci siamo trovati di fronte a questa realtà, il territorio nostro, come si diceva prima, che è di vocazione anche turistica soprattutto, quindi quando abbiamo capito che ci poteva puntare, abbiamo investito tanto per far sì che si diciamo che piacesse questa realtà, questa sagra. Lo scopo era di promozione sia del territorio ma anche dei castagneti. Quindi noi abbiamo cercato di fare anche durante la sagra una scelta sui prodotti da esporre, di non far diventare un mercato, i prodotti locali del territorio, non solo della Basilicata ma della Calabria vicina, della Campania anche, che tutto coloro, i visitatori arrivano, trovano dei prodotti tipici, dei prodotti agroalimentari che magari non trovi nei mercati comuni. È arrivato al punto che quest'anno abbiamo avuto la fortuna di avere il tempo buono, abbiamo diciamo ospitato circa 100 pullman, quindi sono dei numeri, 18.000 persone in 15 giorni, sono dei numeri che noi non ci aspettavamo assolutamente. Quando siamo partiti 21 anni fa non ci aspettavamo un risultato così, quindi siamo contentissimi. E noi vi ringraziamo anche perché questa è una festa non solo di Trecchina, della Basilicata, quindi tanti turisti, tante persone che conoscono la nostra terra, i nostri prodotti tipici portano solamente un valore aggiunto. Grazie, ringraziamo ancora gli amici della Castagna di Trecchina nella persona del presidente Mimmo Crisci. E allora abbiamo iniziato nel migliore dei modi perché abbiamo iniziato con un focus su quelle che sono le attività produttive, abbiamo conosciuto alcuni degli operatori del territorio e adesso diamo il via a quella che è la serata di premiazione proprio dell'evento conclusivo della corte di Ruggero. Poi ringraziamo naturalmente tutti coloro che hanno concorso alla realizzazione di questo evento: l'Associazione Mediterranea e il Mediterraneo, il Comune di Lauria, il GAL Cittadella del Sapere, l'Alsia, la Regione Basilicata. Aspettiamo ancora qualche ospite, quindi qualche minuto per iniziare la serata, e intanto si stanno ancora accomodando un po' di ospiti. Fra 5 minuti diamo il via ufficialmente al premio Mediterraneo. Grazie.